Dopo il turno giocato prevalentemente di sabato, il girone F di Serie D torna in campo per la giornata numero 17. Turno che non prevede scontri tra squadre abruzzesi, questioni rinviate a domenica quando i derby saranno addirittura due. Partendo dalla parte alta della classifica, il Notaresco avrà lo scontro più complicato, perché va a far visita al Cesena, al Manuzzi, con i bianconeri che solamente sabato sera ne hanno rifilati 4 alla Vastese, ritrovando un Ricciardo implacabile in zona gol e avendo potuto ammirare la conferma di Fortunato in gol anche nel posticipo contro gli aragonesi. Per la squadra di Cudini l'imperativo è provarci, soprattutto perché il successo manca dal 14 novembre, quando i rossoblù si imposero in un altro turno infrasettimanale contro il Pineto. Pineto che è la squadra più in forma del momento. L'11 di Amalo non sbaglia più un colpo, il poker in casa di un Giulianova che stava volando nella prova lampante, recuperato anche della Quercia dopo il problema accusato al Fadini che aveva tenuto tutti col fiato sospeso per la sfida interna contro un Agnonese che avrà un giorno in meno di riposo sulle gambe visto che è impattato con l'Isernia domenica pomeriggio. Ma il Pineto oramai è lanciatissimo con 7 vittorie nelle ultime 8 uscite. L'ultimo stop, come detto, fu proprio al Savini ormai un mese fa. Da allora 4 vittorie su 4 e aggancio al gruppo a quota 28, di cui fanno parte anche il Notaresco e la Recanatese. Obiettivo dimenticare lo 0-4 di sabato per il Giulianova a Montegiorgio. Dopo gli addii di Mangia Casale e Forò, per i giallorossi di Stallone ecco l'esterno offensivo Morra, classe 98, e il centrocampista Gori. Vanno via due pezzi importanti per fare spazio ai prospetti più giovani. La trasferta è di quelle insidiose, ma il Giulianova ha mostrato di essere una squadra da temere in ogni circostanza. Altra trasferta marchigiana, quella del Francavilla, sul campo della Esina. Lo 0-0 interno con il Sant'Arcangelo di sabato non può lasciare soddisfatti gli adriatici, che attendono che si sblocchi Dos Santos per poter eliminare la pareggita e tornare alla vittoria che sfugge addirittura dal 4-0 con la San Maurese di fine ottobre. Tanto, troppo tempo per poter cullare sogni di playoff. È andato via San Severino, destinazione Prosesto. Il Carotti è uno stadio complicato, è vero, ma niente affatto impossibile. La Vastese di Montani affronta tra le mura amiche il fanalino di coda Castelfidardo, Aragonese senza Giampaolo, almeno fino a fine anno, si rivedrà solo nel 2019, ma con Cone, ex Nero Stellati, come alternativa per la zona offensiva. Il 4-1 di Cesena va tenuto a mente, soprattutto nella misura in cui i biancorossi, anche sotto, hanno dimostrato capacità di creazione di palle gol. Servirebbe un po' di cinismo in più. Infine l'Avezzano, che oggi presenta il nuovo organigramma, il presidente D'Alessandro, il DS Mauro Traini, ma non solo. Il match di Selva Piana con il campo basso è uno scontro diretto a tutti gli effetti, da vincere per dare continuità al successo con la Savignanese e dimenticare un progetto sportivo che con l'addio di Cerone passato alla San Giustese è ormai definitivamente agli archivi.